Noi esistiamo da 10 mesi. Siamo riusciti a fare in 10 mesi tante cose veramente incredibili, eccezionali. Probabilmente se ce l'avessero detto non ci avremmo creduto. Quello che c'è stato di bello in questo momento di campeggio, di incontro, sono state sicuramente le discussioni, quella di ieri, complessa, sulle regole da darci, ma fondamentale. Ancora di più spero che sarà bella e interessante quella di oggi, sui contenuti politici, sulle linee, su che cosa concretamente dobbiamo fare. Noi credo siamo davanti a una sfida che è complicata, e provo a accennarlo prima quando dicevo dobbiamo mettere in ginocchio quelli che ci sono adesso, ma stare attenti a che non tornino quelli che c'erano prima, perché siamo consapevoli che non si può passare dalla padella alla brace, e siamo consapevoli che contemporaneamente siamo di fronte a una grande occasione, ma anche a un grande rischio, a un grande pericolo. Questo governo è un governo pericolosissimo, perché è un governo razzista, perché è un governo sessista, perché è un governo che continua a attaccare i lavoratori, perché è un governo che ha fatto tante promesse e non ne ha mantenuta nessuna, e perché è stato in grado di incanalare nella maniera sbagliata, nella direzione sbagliata, tanta rabbia e tanta opposizione che forse, se ci fossimo organizzati un po' prima, se avessimo avuto condizioni diverse, avremmo potuto intercettare. E quando guardiamo alla Francia, alla Spagna, vediamo che cosa significa. Ci hanno rubato dei pezzi, ma hanno anche trasformato, da un punto di vista proprio antropologico, questo paese. Perché tanta rabbia, tanta disgregazione sociale, tanta solitudine che finisce per riversarsi nella rabbia dei social, nella voglia della gogna, nel processo mediatico, eccetera eccetera, è cavalcato da gente come quella che sta al governo adesso. E noi questo non lo possiamo permettere, perché più tempo passa così, più il problema non sarà soltanto che c'è un governo, c'è un altro, ma che c'è una mutazione genetica nel paese, una mutazione nel modo di vivere, nel modo di pensare, nel modo di stare insieme. Questo non lo possiamo permettere, perché quello che oggi noi abbiamo e abbiamo conquistato duramente nella costruzione di questo processo potrebbe essere domani molto difficile da costruire e da mantenere se non rilanciamo. Questa è la sfida di questo autunno. Io penso che rilanciare significa intercettare in maniera intelligente, non semplicemente oppositiva, tutto il malessere che in questo momento c'è nel paese. Io ho visto Genova, e Genova ha due facce, ne abbiamo parlato anche ieri. La faccia della tragedia, dell'abbandono di un territorio, della speculazione su un territorio, della svendita da parte del pubblico ai privati semplicemente per fare piacere agli amici, per quattro spiccioli. Ma ha avuto anche un'altra faccia a Genova, che è quella da un lato della solidarietà e dall'altro lato della grande rabbia. Noi rispetto a questi due temi, la rabbia e la solidarietà, dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare perché tante opere di solidarietà, tanti gesti di solidarietà diventino gesti politici, e il primo modo per renderli politici è metterli insieme, quindi diventino un movimento di popolo, e perché questa rabbia non sia soltanto il livore di chi vuole cambiare tutto per non cambiare niente, di chi vuole cambiare le facce ma non vuole cambiare i modi di fare politica, ma che sia una rabbia indirizzata nella maniera giusta. Finalmente, io dico finalmente con tutto lo schifo che posso avere per il ministro Salvini o per i 5 Stelle, finalmente si parla di nazionalizzazioni, si parla delle responsabilità dello Stato. Non facciamo gli snob, non perdiamo questo treno, incalziamoli e facciamogliele fare. Diciamogli che le promesse che ci hanno fatto si devono mantenere. A me non interessano le facce, a noi le misure sociali piacciono, noi le vogliamo, e nella convinzione che loro non lo faranno, perché hanno anche loro troppe bocche di padroni da imboccare e da ingozzare, con la certezza che non lo faranno, noi li dobbiamo inchiodare a queste responsabilità. E il primo dovere di questo autunno è questo, inchiodarli a questa responsabilità. L'avete detto, adesso lo fate. L'avevate detto sulla Fornero, l'avevate detto sul reddito, oggi lo dite rispetto alle concessioni ai privati, vediamo che cosa fanno. Dall'altra parte il rischio è che si inneschi una speculazione su questo paese, che i mercati si facciano sentire. Noi di una cosa ci dobbiamo ricordare, che dei mercati non saremo amici mai, che anche se ci sembrano più per
bene e parlano meglio i loro rappresentanti, ci hanno sempre fottuto. Salvini è un barbaro, barbari sono anche quelli che in questi 20 anni hanno rappresentato i mercati, anche se non si facevano i selfie coi peli e con la panza sulla spiaggia, erano barbari uguali, perché hanno distrutto e hanno buttato il sale, perché non ricrescesse niente, perché non ci fosse opposizione, non nel Parlamento, ma nemmeno nel Paese, che è il problema che abbiamo noi oggi. L'opposizione in questo paese al momento sembra non esserci, sembra non sentirsi. Eppure poi succedono cose, succede il 16 giugno che scendiamo in piazza a Roma con uno slogan che per me è uno slogan importante nel quale mi riconosco nella sua semplicità: prima gli sfruttati, non mi interessa bianchi, neri, non mi interessa, prima gli sfruttati, prima quelli che hanno pagato con tutti i governi e in tutte le epoche, prima loro, pensiamo prima a loro, al di là di tutto. Ebbene, c'è il 16 giugno, c'è il 23 giugno a Reggio Calabria e ci sono tanti momenti come la lotta dei compagni che parleranno dopo di me e che si sono fatti le nottate in brandina fuori dalla loro azienda per rivendicare un diritto semplice al lavoro e la dignità del lavoro, della quale non parla più nessuno, e che dimostrano che una vitalità in questo paese c'è, ma va indirizzata nel modo giusto. Prima è venuto un compagno qua a parlare che si chiama Luciano e mi ha detto: voi non parlate mai dei disoccupati e non parlate mai di una condizione che è una condizione non soltanto materiale, ma che è una condizione psicologica, di chi sta davanti alla televisione passivizzato, incazzato e casomai cade nei vizi, cade nelle dipendenze, di chi in qualche modo finisce per sentirsi disgregato in una comunità disgregata. Io non so se noi non ne parliamo mai, se è così faccio ammenda. So che certamente ne dobbiamo parlare, perché anche loro sono sfruttati, perché anche chi non lavora è all'interno di un sistema di sfruttamento e di un sistema di ricatto terribile, di una morsa terribile, che è la morsa di svenderti al minor prezzo possibile, di entrare in competizione con quelli come te, con i tuoi fratelli, con quelli con i quali dovresti fare le lotte. Per spezzare questa catena dobbiamo prima di tutto riconoscerci e dirci che noi a questo ricatto non ci stiamo, non ci faremo passivizzare, e che quando parlo di mutazione antropologica parlo anche di questo. Noi oggi, chi sta davanti alla televisione, chi sta a bersi le birre al bar alle 10 di mattina, chi sta davanti al videopoker, ce lo dobbiamo prendere anche lui, perché anche queste malattie sono malattie sociali, e chi dice che il problema è semplicemente alzare il prezzo del gratta e vinci come tassazione, chi dice che questi sono problemi che dipendono dal singolo, queste sono malattie sociali, dipendono dal fatto che non c'è comunità, dipendono dal fatto che c'è solitudine, dipendono dal fatto che anche per lavorare ti devi prostrare, vendere e lasciare da parte la tua dignità. Lo devono fare gli studenti nelle scuole, con l'alternanza scuola-lavoro, perché vendere la propria dignità e il proprio cervello, essere costretti per ore e ore al giorno, invece che imparare qualcosa che ti fa crescere anche criticamente come persona, stare a fare le fotocopie o stare a sparare il letame, perché nessun lavoro è indegno, ma in ogni epoca e in ogni momento della vita c'è un momento per fare qualcosa. È il momento della scuola, è il momento dell'apprendimento e del senso critico. Se queste persone sono depresse, se ci sono, e io vedo tanti ragazzi di 16, 17, 18 e 20 anni che vanno dallo psichiatra, che si prendono farmaci, io dico: prima non era così, può ancora non essere così. Noi dobbiamo fare in modo che questa malattia sociale, che questa mutazione antropologica cambi di segno, perché la depressione, la malinconia, la solitudine non dipendono semplicemente dal carattere, non dipendono semplicemente dal fidanzato che ci lascia, dipendono dal fatto che noi viviamo in una società che è una società spietata, e se non riusciamo a essere spietati noi a nostra volta, purtroppo soccombiamo. Noi questo non lo possiamo permettere, perché una società spietata è una società in cui tutti, tutti rischiamo di rimetterci la pelle e rischiamo di rimetterci la salute e la testa, rischiamo di cadere nella dipendenza, rischiamo di cadere in un cinismo
che è qualcosa che inizialmente può sembrare farci gioco, farci fare carriera, farci essere meglio di qualcun altro, ma che finisce per distruggerci. Questa cosa non deve e non può succedere, non dobbiamo farla accadere. Il nostro compito è più che politico. Dico questo perché poi ci saranno tanti altri compagni che intervengono oggi e che sapranno molto meglio di me dire quando dobbiamo scendere in piazza, che cosa dobbiamo fare, quali sono le rivendicazioni che dobbiamo mettere al centro. La salute, l'istruzione, il lavoro, certamente. Io oggi voglio dire una cosa che non ha a che fare con la politica, che ha a che fare con l'etica, che ha a che fare con una dimensione, passatemi il termine, non religioso, ma con una dimensione spirituale. Noi oggi dobbiamo fare quello che i comunisti, che chi era solidale, che chi ha inventato quel mutualismo di cui tanto ci piace parlare facevano un tempo. Costruire e ricostruire l'uomo, l'umanità, senza cinismo, senza malattia, senza depressione. Io voglio questo, io voglio una società di persone felici, ma non come sta scritto nella Costituzione americana, che sono felici, che ognuno si può fare le scarpe, può fare la pelle all'altro e ci sono i sommersi e i salvati, c'è chi vince e c'è chi perde e hai il diritto a conquistarti la felicità. Deve essere un diritto preliminare. Noi dobbiamo impedire questa mutazione che ci trasforma in zombie, che ci trasforma in bestie e stare tutti quanti insieme. Le foto dei ragazzini fuori alla Bekaert, le foto dei compagni migranti che a Foggia, che a Reggio Calabria combattono pur a partire da una condizione di ricattabilità tremenda, inimmaginabile, sono le foto di un'umanità nuova, di un'umanità che deve essere preponderante, che deve essere maggioritaria, perché già lo è nei fatti. Il nostro nemico, la malattia, la depressione, la solitudine, il cinismo, lo combattiamo anche e soprattutto combattendo le condizioni materiali. Quindi, per chi pensa che la nostra sfida è solo politica, che è la sfida dell'1%, del 2%, delle elezioni europee, delle elezioni regionali o di qualsiasi altra cosa, io dico, non è questo il mio obiettivo, non me ne frega niente. La mia sfida è la sfida per il diritto a questa umanità e per il diritto a questa felicità, a stare bene, a stare insieme e a non scontrarci tra di noi e a non scontrarci con quelli fuori, andarci a riprendere quelli seduti sul divano. Non è retorica, io non posso più vedere ragazzini, tutti, quasi tutti, che sono già frustrati come se avessero una vita di fallimenti o di licenziamenti o di sfruttamento. Questo è disumano, è come c'era il film, no? Che uno viveva al contrario, che nasceva vecchio e poi ritornava giovane, no? Quel film con Brad Pitt. Invece noi nasciamo vecchi e siamo sempre ancora più vecchi, poi andando avanti siamo stanchi. Invece quello che noi dobbiamo fare è un'eterna giovinezza, a prescindere dall'età, che significa entusiasmo e partecipazione. Cioè ci riusciamo, elezioni, non elezioni, coordinamento, non ce ne frega niente, dobbiamo fare questo perché ci meritiamo una vita sana e una vita felice. Per questo io voglio combattere. Quest'autunno si inizia a fare questo, si inizia a cambiare pelle e a diventare quell'umanità che vogliamo costruire per tutti quanti. Facciamolo prima fra di noi e poi lo faremo fuori. Un augurio.